Veramente piacere. L'obiettivo di oggi mi pare di, insomma, sia un obiettivo abbastanza sfidante. È indubbio che la problematica della violenza sulle donne, ma della violenza in generale, perché purtroppo dobbiamo ammettere che stiamo assistendo anche a delle metamorfosi maligne sotto questo profilo, che riguardano ai noi anche alcune ragazze, alcune donne che si stanno in qualche modo adeguando a un modello improntato al controllo violento dell'altro. Quindi è chiaro che non voglio in questa sede affermare che esiste una sorta di copyright esclusivo della violenza relativamente agli uomini. Indubbiamente però la stragrande maggioranza delle problematiche che interessano il nostro paese e che sono largamente riconosciute a livello istituzionale attraverso i moltissimi casi che giungono all'attenzione dell'autorità giudiziaria, ma purtroppo attraverso i moltissimi casi che non giungono attraverso questo tipo di canale, quindi rimangono tristemente e drammaticamente rinchiusi in quattro mura domestiche in cui si manifestano dei veri e propri inferni quotidiani. L'obiettivo di oggi è quello di fare un po' una sorta di bilancio, che ancora è largamente in passivo. Non possiamo considerarci soddisfatti della condizione attuale che questo paese offre a chi è vittima di questa tipologia di reati.